noi stiamo parlando del, innanzitutto di un'operazione che ha ad oggetto 15 serbatoi. E su questa operazione sono state, come dire, calcolate queste 28 giornate lavorative. Questi serbatoi sono divisi in due parti. Una prima parte, che sono i famosi 6 serbatoi, che si stima, perché qui, anche qui è importante, sono cifre stimate, sono cifre, non sappiamo se nella navigazione quanto ne è stato consumato, quanto ne è stato. Io vi do i dati inconfutabilmente riferiti dalle carte, e cioè i 6 serbatoi conterrebbero il 67,6% dell'intero, dell'intero carico di carburante e di diesel, perché conterrebbero 1518 metri cubi di carburante. Poi ci sono gli ulteriori 9 serbatoi che invece conterrebbero 377 metri cubi, per arrivare ad un complessivo di 84% di tutto il materiale che si troverebbe all'interno. E questi sono dati sui quali, con molta serietà, Smith opera e parametra i suoi interventi. Poi c'è una parte che attiene alla sala macchina e che ovviamente dovrà essere adeguatamente esplorata nel momento in cui i tecnici di Smith potranno adeguatamente accedervi. E questa parte conterrebbe ulteriori 348 metri cubi di materiale oleoso, diesel e quant'altro. Allo stato dell'arte, per quanto riguarda questa, cioè l'ipotesi, che poi è l'ipotesi, o meglio, più che ipotesi, l'attività conclusiva di tutta questa vicenda, e cioè la rimozione del relitto della nave, la società Costa sta predisponendo quello che noi in italiano definiremmo il capitolato, cioè quello che vuole fare di questa nave e quali sono le condizioni da sottoporre alle società a cui sottoporrà questo capitolato. È ovvio che questo capitolato sarà rivolto non al mondo intero, ma a quelle società che per esperienza, per strutture sono in grado di farlo, quindi pochissime società al mondo, le quali società avranno un tempo per realizzare i progetti, progetti che significherà modalità, che significherà costi. All'esito di questo percorso la società individuerà il soggetto preposto a questo tipo di attività. Solo per questi due passaggi mi è stato riferito che non ci vorranno meno di 2 mesi. Da questa data X poi scatterà il tempo di recupero della nave o del relitto, e anche qui, sempre con le dovute e con i dovuti caveat rispetto alle condizioni meteomarine, alle problematiche tecniche e via discorrendo, si parla di un tempo che va da 7 mesi a 10 mesi. Quindi questo per dire che questa vicenda è una vicenda, ma noi già lo sapevamo, ma credo che sia opportuno che a tutti entri nel circuito delle proprie considerazioni. È una vicenda che ha una tempistica particolarmente importante. Ovviamente in questo tempo noi faremo di tutto per evitare che la permanenza dello scafo in acqua arrechi particolari impatti sull'ambiente. Peraltro io ho già chiesto nella precedente riunione del Comitato Tecnico Scientifico di fornirmi tutte le indicazioni che ovviamente siano nella condizione tecnica ed umana di realizzazione, per
blindare, per stagnare quanto più possibile lo scafo, tale da impedire quanto più possibile la contaminazione tra quello che c'è all'interno e l'ambiente marino esterno.